Presidente Renzi, buongiorno. È la prima volta che ho il piacere di parlarle, di guardarle negli occhi e di dirle che anche oggi lei ha sciorinato un maremoto di luoghi comuni. Ha parlato di fame e guerra in Africa, ma chi porta la fame? La portano quelle multinazionali con le quali lei sta conducendo accordi segreti, il TTIP, per fare in modo che prendano anche il mercato italiano. Lo fanno quelle multinazionali di armi che continuano ad arricchirsi su quella povera gente, alle quali probabilmente lei è andata a chiedere l'elemosina qualche giorno fa negli Stati Uniti di America quando è andato a parlare con Obama. Lei ha parlato di guerra, ma chi fa questa guerra? Chi fa? Siete tutti responsabili. È responsabile il presidente che l'ha nominata, presidente Renzi, il presidente Napolitano, che più di ogni altro ha spinto per quell'intervento militare osceno e contro il diritto internazionale che ha provocato morti in Libia e la destabilizzazione di un territorio, e oggi le conseguenze li vive il popolo italiano. Lei ha parlato di lotta senza quartiere agli scafisti, perché gli scafisti sono in combriccola con la mafia. La stessa mafia, presidente Renzi, che si è mangiata mezzo partito suo qui a Roma e che ci lucra sugli immigrati. La stessa mafia che va a braccetto con la mafia nigeriana, che anch'essa dipende, presidente Renzi sono qui, che anch'essa dipende dall'immigrazione clandestina, dalla Nigeria, Nigeria dove multinazionali come l'ENI, al quale all'ex amministratore delegato condannato Scaroni, lei ha dato una buona uscita di 8 milioni di euro e poi ci dite che non ci sono i soldi, è andato in Nigeria a corrompere le classi politiche locali per rubare quel petrolio, risorsa dei nigeriani. E oggi ancora l'ENI è sotto inchiesta per corruzione internazionale in Nigeria. Questa è la verità. Oggi qui in aula c'è stato l'ennesimo teatrino di tutti quanti e vi scontrate sulle parole razzismo, xenofobia, sciacallaggio. Lei sa perfettamente, ahimè, presidente Renzi, che per evitare tensioni sociali occorre approvare una manovra, il reddito di cittadinanza, che aiuta ad evitarle, perché razzismo e povertà sono sempre direttamente proporzionali. È facile oggi attaccare soltanto coloro che speculano, soltanto coloro che dicono parole vergognose su quei morti, su quei disgraziati, ma lei deve sapere che fino a quando cresceranno il numero di poveri e crescono per le vostre misure economiche scellerate, aumenterà anche il razzismo e la xenofobia. È molto facile, presidente Renzi, si occupi di quei 9 milioni di italiani che soffrono e vedrà che diminuirà anche lo sciacallaggio e diminuirà il razzismo e la xenofobia in questo paese, presidente Renzi. Siete tutti responsabili. La camorra, ieri presidente, è stato sciolto un ospedale. In Italia è stato sciolto un ospedale per camorra. Si rende conto? L'ha fatto lei, sì. L'ha fatto lei. E in questo Parlamento, grazie alla camorra e grazie all'andrangheta che vi portano a tutti quanti i pacchetti di voti, entrano vostri rappresentanti. C'è l'autista di Raffaele Cutolo seduto là, presidente Renzi, il fondatore della nuova camorra organizzata. Più in alto lì c'era Franco Antonio Genovese, uno immischiato in affari loschi, ed è il vostro partito, lo stesso vostro partito che condanna, vede il lapsus freudiano? Che candida uno come De Luca in Campania condannato in primo grado e ci venite a dire che non ci sono i soldi, che serve più Europa, sempre le solite balle, presidente Renzi. La verità, e concludo, mi ascolti bene, che se gli italiani che si impiccano o gli africani che fuggono, se i pensionati che rovistano nella mondezza, se i campani che si ammalano di cancro, se gli studenti che lasciano l'Italia, se i liguri che sprofondano nel fango e voi candidate una indagata per il disastro in Liguria. Se gli operai della Indesit, presidente Renzi, dell'Ilva, se i lavoratori di Meridiano di Alitalia, se gli imprenditori del Veneto strozzati dalle tasse, se i bambini del quartiere Tamburi a Taranto, se le vittime dell'amianto, i giudici condannati a morte dalla mafia, se gli esodati, i professori precari, gli agricoltori pugliesi o i pescatori siciliani, se chi vive in una macchina perché lo Stato gli ha portato via la casa, o chi si imbarca su barconi della morte perché non ha più uno Stato a casa sua, se tutti costoro non fossero uomini e donne, ma istituti finanziari, se tutti costoro non fossero carne e sangue, ma gruppi petroliferi che la sostengono, se tutti costoro non si chiamassero persone, ma banche, li avreste già salvati da un pezzo. È tempo che ve ne andiate,
Presidente Renzi, è tempo che se ne vada. Lasci fare a chi ha onestà e coraggio e che non ha nessun delinquente in casa propria. Grazie.